Laura Pompeo. Si era partiti da una promozione straordinaria con la Pantera l'anno scorso, quest'anno un campionato che non è andato tanto bene in Serie B, una nuova esperienza. Cosa ci puoi raccontare? Posso raccontare, sì, in effetti forse della poca esperienza anche da parte mia, ma che a un certo punto, visto che le cose sono andate in modo che non ci aspettavamo, abbiamo cercato di rimediare, di trarne, i migliori vantaggi facendo fare esperienza alle più giovani, che sono quelle che dovrebbero essere il futuro della squadra. Quindi è andata così, non ne siamo orgogliosi, ma neanche tanto dispiaciuti, perché dei miglioramenti in tante ragazze ci sono stati, hanno visto cosa vuol dire un campionato così impegnativo. Penso che questo già, che sia importante valutare i vantaggi in qualsiasi situazione. Laura, un movimento cestistico in Calabria femminile un po' sottotono. Si è visto proprio in questo campionato di B, una Sicilia di un altro pianeta, mi verrebbe da dire. Come mai? Ma soprattutto si può fare qualcosa per migliorare questo movimento in Calabria? Io non voglio ripetere le polemiche, le solite cose, ma purtroppo se le società sono costrette a fare i salti mortali non per potersi allenare, non si può mai andare avanti, non può mai migliorare la cosa, assolutamente. La Sicilia è veramente un altro pianeta, con tutto che anche loro hanno enormi difficoltà, però in qualche modo. Magari le risorse o i vari punti o centri dove allenarsi ci sono. Non è nemmeno, purtroppo non c'è nemmeno la possibilità di dire va bene, spendo il doppio, il triplo che è. Nemmeno così, perché proprio non c'è. E gli amministratori non se ne occupano di queste cose. D'altra parte tutti sappiamo la situazione, lo scatolone, il campo di archi, e questo non c'è. Anche oggi che abbiamo giocato. Devi stare là ad aspettare, a vedere smontare le reti e il pallavolo, le chiavi che non si trovano. Diventa uno stress per chi se ne occupa indicibile. E non è una cosa che capita ogni tanto, sempre c'è qualcosa che non funziona e che non. Io non so, non, veramente sono esterrefatta. Per la poca importanza che si dà allo sport, perché ovviamente così come noi sono combinati quelli della pallavolo, della cosa. Allora, cioè dove si vuole andare in Calabria? Questi ragazzi che hanno tanta voglia magari di divertirsi, di giocare, di allenarsi, ma non c'è veramente nessun aiuto da parte di nessuno. Non ho parole, che altro potrei dire? Ce ne sono persone di buona volontà che si metterebbero a fare, a perdere il loro tempo, a impiegare il loro tempo, non a perderlo, perché con i ragazzi è sempre guadagnato il tempo, ma non c'è la possibilità. Riallacciandoci al discorso, la squadra di Serie B è uguale a quella dell'Under 18. Come stanno andando i campionati Under 18? Finora sta andando benissimo, siamo a punteggio pieno. Certo, il panorama non è che sia eccezionale. Quelli in Calabria con cui ci siamo misurati, insomma, abbiamo dimostrato di essere un passettino più avanti. Non voglio fare. Vedremo fino a dove riusciremo ad arrivare, se le ragazze che fanno sia l'Under 18 che la B possono fare tesoro dell'esperienza fatta in B, magari riusciamo a passare gli spareggi, ok. Comunque già fino adesso bisogna dire loro veramente brave, brave. Futuro di questa pantera? E vedremo l'anno prossimo, noi
continuiamo, speriamo di avere migliori opportunità, ripeto, per poterci allenare, per non doverci svenare e scapigollarci, trovare le amichevoli, le cose e recuperare questo. Ma noi continuiamo sicuramente con la B, con la C, con le giovanili, cercando di trovare tutte le possibilità per lavorare, divertirci con le ragazze. How did you want it to?